Ciao, buon pomeriggio, benvenuti ad Help. Siamo sotto questa telecamera, c'è un gruppo inglese, Porcupine Tree, eccoli qua. Welcome. Benvenuti. Grazie. Nei Porcupine Tree. Noi fra l'altro siamo stati bersagliati via email da una ragazza, credo. Vorrei sapere se è qui, se ha goduto almeno di questo fatto, perché noi l'avevamo chiamata, l'avevamo... C'è? C'è quella ragazza che ci ha bersagliato via email? Sei tu? Ciao! Ciao! Ciao Red! Messaggi hai lasciato? Tanti, tanti, molti tanti! Perché gli hai lasciato tanti messaggi? Loro sono stupendi, meravigliosi, unici. Sono una grande band, Richard è un grandissimo artista, Steven anche... Non so nemmeno io cosa dirti, guarda, sinceramente, valgono la pena soltanto di guardarli. Vabbè, allora dopo li avremo sul palco dal vivo. Intanto partiamo subito con un momento rock che è quello dei La Cruz. La Cruz, la nuova canzone d'autore italiana. Sei l'inverno in fondo al cuore. La Cruz, dentro me. Il nuovo album. Sei la via che passa dentro me. La Cruz, dentro me. Un vero incanto. La Cruz. E alla fine, nel prossimo weekend, alla fine della prossima settimana, ci sarà il Disma Music Show a Rimini, un incontro dove noi ci vedremo fra l'altro il sabato pomeriggio lì a Rimini, e dura 3 giorni, dal 5 all'8, ed è questo incontro di tutti quelli che vogliono andare lì, vedere gli operatori musicali, eccetera. Facciamo musica, ragazzi, dal 5 all'8 a... E adesso entriamo nel vivo della trasmissione dando anche i numeri di telefono nostri, che sono 051 66 47 066 per chiamare adesso qui in diretta. Poi c'è un numero di fax che è 051 86 46 57. Poi abbiamo naturalmente un sito in internet attraverso il quale potete comunicare direttamente con noi, è www.filmaker.it/roxybar. Un'altra cosa oggi... Help, sì, è vero, è lo stesso Help Roxybar, tanto anche se entravano in Roxybar e tornavano qui ad Help. Allora, vedo che sei attento nonostante a staccare le camere, cioè non solo a staccare le camere. Altra cosa invece è questa. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che il numero di telefono oggi vi serve perché? Perché anche oggi ci saranno 10 biglietti per il concerto di Jovanotti per i primi che telefonano, però non adesso, chiaramente, diciamo il momento e la città da cui chiamare. Nei Porcupine Tree, che hanno l'attivo 4 album, eccoli qua, questi 4 album sono dei Porcupine Tree, milita un certo Richard Barbieri, che era nei Japan. E io, Richard... Can you come here one second? Can I go away now? No, non andare via, Richard. You don't know what I'm... Questa era la prima registrazione che faceva Richard Barbieri alle tastiere con i Japan. E adesso c'è una cosa che sembra fatta apposta. Loro, ed è il primo brano. Is it the first song that you do waiting phase one? Ok. C'è stato, tutti i giornali si sono occupati ovviamente di questa che è forse la prima tragedia di questo, delle follie che succederanno nell'attesa del nuovo millennio. Ecco qui. Si uccidono in massa gli angeli del computer, oppure setta suicida per internet. Non è vero, comunque, insomma, non è che si è suicidata per internet, non è certo internet la causa. Comunque, veleno e computer per l'aldilà, suicidi, 39 ragazzi si sono ammazzati, membri di una setta mascherata da società informatica nel passaggio della cometa Hale-Bopp seguita da UFO vedevano, eccetera. Vedete questo sito in internet, dopo lo vedremo. Qui abbiamo suicidio di massa degli angeli del computer a Santa Fe, 39 morti. Si uccidono in massa i monaci di internet.
Invece qui si uccidono gli angeli di internet. Shock nell'universo dei cibernetici. Fratello John ci aprì la porta del cielo. E adesso qui in, nel computer, ecco il sito che è fotografato in tutti i giornali, The Higher Source of Humor and Self-Promotion. Ecco, che però qui cosa dice lui? Appunto, qui entrando in questa pagina, lui sembra che dica che lui ha creato questa pagina, però non ha niente a che fare con questo fatto. Lui dice che non, però intanto tutti hanno questo qui. E hai trovato anche Heaven's Gate? C'è? Quello no, ho trovato qualcos'altro appunto che stava stavo cercando di leggerlo adesso, che parla di questo fatto, dove ci sono vari link. Sì, allora provo a darci un'occhiata a vedere se troviamo qualcosa. Comunque al di là di tutto non è certo una... shall we go on stage? Ok, we go on stage and we put Porcupine Tree album behind ecco, adesso mettiamo a fuoco, mettiamo giù e mettiamo uno dei quattro album dei Porcupine Tree qui. Ecco, perfetto. Non è dritto, ecco, così è dritto. In this song, who writes the lyrics? You sing, waiting to be born again, waiting for the day. Yeah. Which day? Born again where? When? The whole point about the song Waiting is really about people who spend their whole lives waiting for life to come to them rather than going out and making their own opportunities and realizing their own ambitions. So each line of that song, if you like, is about a different way to avoid having to go out and make your own life, as it were, whether it be through the use of drugs or through the use of religion or just waiting for the right woman to walk into your life or whatever. Allora, in questa canzone, cioè, siccome loro, questi di questa cosa del computer, ci sono dati del computer, credevano che di agganciarsi uccidendosi alla cometa e rinascere di nuovo, andarsene via, portati via da questa cosa spaziale, il brano Waiting dice aspettando di nascere di nuovo, aspettando il giorno, e lui dice è diretto a tutti quelli che in questa vita non stanno ancora vivendo e aspettano il momento per rinascere, cioè per cominciare a vivere le cose che hanno, ad esempio smettere con la droga, smettere o aspettare che la donna giusta entri nella tua vita. Questo è il senso di questa canzone, che però il cui testo sta bene anche in questo caso. Waiting, ed è la fase 1 dall'ultimo disco dei Porcupine Tree, Waiting. Thank you.
trust my skin. Wait till you. Waiting. Oggi su Repubblica c'è un'intera pagina dedicata in un certo senso al fenomeno Porcupine Pea, cioè Porcupine Tree. Perché? Perché questo gruppo, ad esempio, quando l'Italia scopre il rock e parla di altri gruppi scoperti dall'Italia, cioè è vero, i Simply Red arrivarono primi in classifica, prima in Italia. I Duran Duran no, non furono lanciati nel nostro paese, come dice l'articolo, perché i Duran Duran erano già primi in classifica in Inghilterra e in altri paesi quando arrivarono in Italia. Comunque, in effetti, in questo caso, il rock dei Porcupine Tree non è fatto per le radio. Richard Rovier: l'Europa continentale è aperta a generi diversi, la stampa specializzata è migliore. Gli inglesi superficiali e succubi delle mode. Cioè, in pratica, il successo che i Porcupine Tree stanno avendo qui in Italia, cioè hanno più successo qui in Italia che in patria, e questo io glielo vado a chiedere anche a loro. Is it right that you have more success in Italy than in your country, in your own country? At the moment, yeah, there's a few territories in Europe where we seem to be doing much better than others, and I think that's partly because in the UK particularly the kind of music we play does not fit into the current fashion. It's very much genre orientated in the UK. And what we do, because it's more album-based, it's more arty, it's just not what they want to write about at the moment. Consequently, it's very difficult for us to develop an audience. It has to be done by a word of mouth, and that takes a very long time. Dice, sì, in questo momento ci sono delle aree d'Europa dove abbiamo più successo che in patria, specialmente perché in Inghilterra è una cosa più di moda, un fatto più di moda, e la musica che noi facciamo è più per album, non è per singoli, per pop, una cosa pop. You seem to have roots in the 70s, in some kind of music, 70s, Kim Crimson, things like that. Yeah, that's new wave. Yeah, that's true. Yeah, I mean, there's definitely a strong element of what bands like King Crimson and Pink Floyd were doing in the late 60s, early 70s. And that form of music was always termed progressive music. But I think at the time it was genuinely progressive, but I think all the music that's been made under that banner since then has been the opposite, very kind of nostalgic and very regressive. So what we're trying to do is bring back the progressive element, the modern element to that, by bringing in more elements of contemporary culture and current use of technology like sampling, and aspects of club music and ambient music as well into the music to make it progressive again in the true sense of the word. Sì, questa musica ricorda un po' certa musica, si riaggancia a certa musica degli anni 70, tipo King Crimson, lui aggiunge Pink Floyd, e ce ne sono tanti di gruppi, che dice allora facevano progressive music. In realtà, dice, dopo non questa musica progressive non è più stata progressive, cioè non è più andata avanti, ma è stata una cosa di nostalgia del passato. Quello che dice noi cerchiamo di fare è tornare a fare progressive music e portarla ancora avanti mettendoci le tecnologie di oggi, quindi anche i campionamenti, queste cose, quindi le tecnologie di oggi, la cultura di oggi nella musica di allora. La cosa curiosa è che loro mi hanno chiesto
dice, ma quanto lunghi dobbiamo farli i brani? Io gli ho detto, quanto volete? Loro hanno detto, 20 minuti. Beh, 20 minuti, però, cioè, why you asked me how long had to be the songs in the show? Because some of the songs we do are really very long. How much is it the longest song you do? 30 minutes. 30 minuti è il brano più lungo. Yeah, yeah. What? Corto, è uno corto. Is a sweet. That was a single, believe it or not. A single. Yeah, a very long single, yeah. You have published a single of 30 minutes long. Correct, correct. Loro hanno fatto un 45 giri lungo 30 minuti. It's an album. It is an album, yeah. By anybody else's standards, it's an album, yeah. And the strange is that you don't arrive and do only songs of your last album, but you do the songs that cover all the album. Very much so, yeah. I mean, we've got fans. It's not used for the band because they are used to do only the last album, No, we do. I mean, we've got fans that have got all the albums and love songs on all the albums, so we try to do a good cross section of all the material. La cosa altra strana, atipica per i complessi, vengono qui e loro fanno brani di tutti gli album, non solo dall'ultimo brano. Questo qui era casualmente dall'ultimo brano perché gli ho chiesto io di aprire con questo waiting perché mi serviva. Però loro non gli importa, dice, perché noi abbiamo i fan che amano tutti i nostri album e quindi noi spaziamo attraverso tutti gli album. For example, the song that you are playing now, where does it come from? It comes from the album prior to the current album, which is called The Sky Moves Sideways. It's called Dislocated Day. It's one of the only other ones we do that's under 10 minutes long. È uno dei pochi sotto i 10 minuti che loro fanno, questo brano che adesso eseguono, i Porcupine Tree dal precedente album. The stars inside the sky and flies into the never. Looped around my eyelids, a thousand shining specks. Pale against the canvas which hangs around my neck. Dislocated day, I will find a way to make you say. Starfish leads a dance. It dreams it is a human and falls into a trance. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Thank you.
hole inside my body is wired up to a charge. Chemical imbalance tells me who you are. Insects hide the silence. November brings deep rain. Between the float of freezing and yesterday sustained, dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Porcupine Tree, bravissimi, grande musica dal vivo oggi, qui ad Help. Cominciano ad arrivare messaggi anche per loro, strano perché io non... C'è Daniela da Bari che dice: ho notato che nel vostro modo di suonare avete preso qualche influenza dai Depeche Mode. A proposito, quando, Red, quando li inviti? Strange, there is a girl that says that you have been influenced by Depeche Mode. Have you been influenced by Depeche Mode? Not at all, no. No. Who said that? A girl from Bari, Daniela. She said that. Really? I wouldn't put them near the top of our list of influences at all, no. No. That's news to me. Yeah, but I think that when someone loves a group, he sees some parts of this group everywhere. Sure, yeah. Quando qualcuno ama un gruppo, poi vede parte di questo gruppo un po' dovunque. Di certo non ci sono, questa è una musica, forse è una musica anche un po' spaziale. Ma entriamo un attimo nel mondo dello spazio, poi torneremo con la musica. Mondo dello spazio con la Lee, in questo caso. La Lee dello spazio, hanno bisogno di acqua perché è molto caldo qui su questo spazio, su questo palco. C'è l'acqua, dov'è? Tiago, there is water there. A water. Yeah. Water, if you want more you tell me. Io però prima devo dire che molti si sono avvicinati ai Porcupine Tree perché per la presenza di Richard Barbieri. It seems an astronaut, this seems to be panel control. Yes, it's all Captain Kirk. It's all very easy really. È very easy. Yes. Yeah. Sembra di un controllo del Capitan Kirk, dice no, è molto facile. What are these? This is just a mixer. A mixer. Quite similar. This is very old. This is from maybe 1978. Questo è dal 1978. Is it the same that you played in Japan? Yes, this has been with me a long time. This is my favorite. My questo ce l'ha dal 1978 fin dai tempi dei Japan, il suo baby. Hey. I said that maybe in Italy, I don't know, in the other part of the world, the beginning of the interest about Porcupine Tree is because of you, because you played in Japan, and Japan is one of those groups that entered into the history without destroying the image, because you split it so young. Mm. I think there's a section of people who have followed what I've done and now have become fans of Porcupine Tree, but before I even got involved with Porcupine Tree, there was a very different audience, and although I can relate to the music and it's a natural progression for me, I think the two audiences are very different.
Allora, gli ho detto che chiaramente ci sono stati dei ragazzi che si sono interessati ai Porcupine Tree perché c'era Richard Barbieri che era il tastierista dei Japan. In Japan una band che ha lasciato tutti un attimo così, perché? Perché era una band di cult con molto seguito, che però si è sciolta veramente quando erano giovanissimi. Quindi sono quei gruppi che sono entrati nella storia e sono immacolati. Ecco, quindi che hanno seguito quello che hanno fatto poi gli altri. Lui dice, sì, dice, anche se lui è entrato dopo nei Porcupine Tree e c'era un pubblico diverso nei Porcupine Tree prima che entrassi io. E quindi, diciamo, era una cosa diversa, avevano già una loro storia. Now we see, before going back on Porcupine Tree, Life in Tokyo, that starts with you, the video. Starts with you with, I think, two like this. Right, I don't remember that one either. You don't remember Life in Tokyo? The video? Not well. It's a long there time. Is a smog and there is a camera that goes back, right. And you are the first person that we can see in the video. Right. Do you remember? No. Allora, non si ricorda più il video di Life in Tokyo. No, it's not yet here. Do you want to come to see? No. No. Ma la cosa curiosa è sapere oggi perché poi si sono sciolti in Japan. Why Japan split it? You were on top of the success. Why the split it? It's not really a musical thing. It was more a personal thing. We had been friends since we were 14, 15 years old and been together for a very long time. It was a very close kind of relationship. And touring and making albums can be very difficult, and in the end the personalities, it became a problem, and we wanted to remain friends, so we thought this would destroy the friendship if we kept together playing, so we stopped the band. Strange decision. Yeah. Are you still friends? Three of us are. I can imagine the one that isn't it friend. Yeah, that's right. I'm sure you know. No, we're not enemies, but there was always a little bit of a problem there. And why? The fact that he was being elected the most beautiful man in the world from some magazine, did it burn his mind? Or no, I just think he got a bit too serious about his own life and about his own work. And I think he kind of stopped enjoying life and became very insular and lost the perspective, which caused problems. Now he's happy, he's having a great life, so I think he's a different person now. Did you meet again him? No, but I hear. Yeah, but how long don't you speak with him? How am I? About 6 years. 6 years that you don't speak? Mm. Okay. Allora, i Japan, riassumiamo, i Japan erano amici tra di loro, ragazzini cresciuti da 14 anni insieme, e poi hanno cominciato a fare tour e a fare dischi. E dice, questo può diventare molto pesante. E allora a un certo punto ci siamo trovati che per salvare la nostra amicizia abbiamo dovuto sciogliere il complesso. E io ho detto, ma l'avete salvata l'amicizia? E lui ha detto, tra di noi sì. E quindi chiaramente lui sta parlando di Mick Karn, di Steven Jensen e di lui, Richard Barbieri. E dico, posso immaginare chi è l'altro, cioè David Sylvian, e lui dice sì. E gli ho detto, ma credi che sia stato il fatto che in quel periodo c'era talmente glamour attorno a lui, lui è stato votato addirittura l'uomo più bello del mondo da delle riviste, quindi e lui proprio rifiutò tutto, se ne andò. Dice, no, non era quello, era il fatto che lui stava prendendo tutto troppo sul serio, e questo fatto di prendere troppo sul serio la vita, le cose che faceva, lo ha isolato, però ho detto, adesso vedo che sta molto meglio. David Sylvian sempre, e in pratica non parla con lui da 6 anni. Ma adesso vediamo Life in Tokyo, perché parte il video proprio da questo strumento, si vede la camera che va indietro, c'è un po' di fumo e c'è questo strumento in primo piano accanto a quell'altro, perché è la prima persona che si vede in questo vecchissimo video. Siamo sentiamo come inizia il nuovo CD dei Porcupine Tree. Kick your shoes off and put your feet up and lean back and get yourself a cup of coffee or something and just relax and join us in enjoying some very quiet and romantic and relaxed music for a couple of hours. Sure.
Porcupine Tree. Allora, ci sono dei messaggi via internet. Sono Pierluigi da Viterbo, appena acceso il televisore mi sono trovato di fronte a Porcupine Tree, fantastici, non c'è altro aggettivo per descriverli. Io li conoscevo già da tempo, però ho potuto ascoltare un solo brano. Comunque sono davvero grandi, amo ascoltare molto questo genere di musica, Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis, Progressive, ma loro vanno oltre. Bravi ragazzi, continuate così, non piegatevi alle regole del mercato e componete brani lunghi quanto volete. Ah, dimenticavo, come si titola l'ultimo album? L'ultimo album si titola Signify ed è quella la copertina, quella che è proiettata dietro di loro in questo momento. Poi dice, grazie Red, sono Marco, ti ho già rotto le scatole altre volte. Anche proprio con i Porcupine Tree. Ma hai sentito cosa riescono a fare in quattro? Ho letto l'articolo di Repubblica che dice che molti dei loro dischi sono stati venduti a Roma. Vorrei aggiungere che qui a Roma c'è una radio, Radio 8, non so se la vuoi nominare in diretta, Radio 8, Radio Rock, che li ha praticamente scoperti e diffusi. E vorrei aggiungere che forse è l'unica radio genuina d'Italia senza fini di lucro e che oltretutto trasmette tanto buon rock che non fa mai male. Poi ce n'è un altro, sono Andrea da Roma, ho visto Porcupine Tree martedì a Roma al Frontiere ed è stato un grande concerto. Volevo in particolare salutare il loro mitico bassista da un non così bravo collega, Andrea. Andrea is the best player, I want to say hello to the best player of Porcupine Tree. He was at your gig in Roma Tuesday. Ok, and he said it was fantastic. A proposito di concerti dei Porcupine Tree, vi dico le loro date, sono... questa sera a Bologna al livello 57 e domani 29 al centro sociale Leon Cavallo di Milano. A proposito di date, questo è il nostro numero di telefono, intanto toglielo un attimo perché andiamo in uno spot che riguarda i Timoria, che stanno preparando anche loro i loro concerti dal vivo. Timoria. E da Petra, il grande ritorno dei Timoria. So, che facciamo? Li facciamo suonare ancora? Eh? Sì? Okay, which song will you play now? I'm going to do a song from the very first Porcupine Tree album called Radioactive Toy. Allora, why Radioactive Troy? Why Radioactive Troy? Toy, why? Why? Yeah. Well, you'd have to read the lyrics to understand why. Okay, I read the lyrics. They're in the book. Allora, adesso faranno una canzone dal primo album dei Porcupine Tree che si chiama Radioactive Toy, cioè giocattolo radioattivo. Gli ho chiesto perché e lui mi dice devi leggere le parole per capire. Run through forest on hot summer day, trying to break down walls, numbing pain. Allora, correndo attraverso le foreste in un giorno d'estate, cercando di buttare giù i muri, give me freedom to destroy, dammi la libertà di distruggere. Give me radioactive toy, dammi un giocattolo radioattivo. Why do you want to destroy? I don't want to destroy. It's ironic. It's written from the point of view of the kind of politicians who have the kind of power to destroy. Ah, io gli ho chiesto perché vuoi distruggere, ho detto io non voglio distruggere, è ironico, è dedicato a quei politici che hanno il potere di distruggere. E quindi da questo primo album dei Porcupine Tree, Radioactive Toy, giocattolo radioattivo. Give me
eats the apples and cough a dying breath. Give me the freedom to destroy. Give me radioactive toys. Porcupine Tree. Think to other songs to do. Think to other songs to do. Yeah, one other song, of course. Are you able to do another song? Yes, but not now, not now. Wait 2 seconds. Yeah. Richard, is it right that on the 12th of April, Richard, is it right that you'll play in London a La Storia with Steve Jensen and Mick Karn? Yeah? Yeah, and which can't... Allora, lui suonerà il 12 aprile a Londra con i suoi due ex compagni di Japan, Karn e Jensen. Which kind of music? We'll be concentrating on music from about 1990 to present day. So the most recent music that we've been making. We're not really interested in going back into the past, which is why the videos as well, I'm not so excited to see them. Why are you not so excited? Well, because I'm not interested in the past, and even from the selection of Japan, there was much better towards the end. The end? Yeah. It would have been nice to hear something more.
Ah, lui dice suoneremo musica recente, musica degli anni dal 90, ad esempio dei Japan, lui non ama molto le prime cose, dice sono state più interessanti le altre cose. Why? For example, Visions of China wasn't... I remember it was an incredible video at that time and incredible music at that time. Yes, I'm happy with that, but that was maybe 4 or 5 years further than... So Visions of China could be good to see. Oh, yeah. Okay. But I wanna show you one thing. I wanna show you Mick Karn and Steve Jensen in my show, in the other show, Roxy Bar, with Alice, playing with Alice. Oh yeah, they came here last year, yeah? Yes. Allora, lui accetta la parte, ad esempio, di Visions of China dei Japan. Comunque, visto che lui si rincontrerà con i suoi due compagni dei Japan, io li mostro dal Roxy Bar con Alice. Quando sono venuti l'anno scorso con Alice, i suoi due ex compagni dei Japan, con i quali lui suonerà di nuovo a Londra alla Storia 2 il 12 aprile. Basso, e adesso sentiamo da loro. Which song can you play now live? We've only got one other that comes in under 10 minutes. It's called Moon Touches Your Shoulder. We can do it, yeah. From which album? It's from Sky Moves Sideways. So it's Sky Moves Sideways. The song is? Moon Touches Your Shoulder. Track 3, 4? Yes, The Moon Touches Your Shoulder. Yes, and you have the moon behind you. You have the man on the moon. Oh, there you go. Strange. Coincidence. That's the moon. Allora, la luna tocca la tua spalla. The moon touches your shoulder. Porcupine Tree. Touches your shoulder.
comes the day back. Touches your window, touches your window, touches your window, touches your window, touches your touches. Porcupine Tree. Allora, ci sono parecchi messaggi, ne leggo alcuni. There are a lot of messages. This is Giorgio from Padova for Richard Barbieri. I'm Giorgio, the journalist. Where do you play tonight that I come to see you? Allora, ripeto le date di questa sera. Il 28, questa sera sono al livello 57 di Bologna e domani sono al centro sociale Leoncavallo di Milano. Poi abbiamo... Samuele di Rimini, vi ringrazio per aver riesumato i fatti del rock progressivo che credevo morto con la separazione del gruppo Emerson, Lake & Palmer. Siete grandi. Thanks you because you started again progressive music that he thought he was dead after Emerson, Lake & Palmer split. It may still be. c'è ancora, dice. Poi quale etichetta esce il CD dei Porcupine Tree? He asks the label of your CDs. Which label is it in Italy? I think it's distributed by Audio Globe in Italy, but the label Audio Globe. Yeah. In Italia è distribuita dall'Audio Globe. E sono dischi del Porcupine Tree. E poi dopo Porcupine Tree, Eleonora di Brescia. Conoscevo. Complimenti, siete molto bravi. Io prima non conoscevo la vostra musica. Saluto Roberto e Giacomo di Todo Modo, e di più Roberto che sono tra il pubblico. Chi sono i Todo Modo? Ah, quelli lì, dice che siete bravissimi a suonare, è vero? Ah. E poi dopo, dunque, Simone di 23 anni da Venezia per Richard Barbieri. Sentiremo ancora progetti che avevano fatto gli ex Japan sotto il nome di Beginning to Melt? Do you go on with the project Beginning to Melt? Yes. So you play in London as Beginning to Melt? Yeah, we play that track, and I think that's one of our more successful collaborations that we've done in the past three or four years. So we'll be playing that, yeah. Sì, suoneranno quel brano, è stato uno dei brani di più di successo che loro hanno fatto nella loro collaborazione degli ultimi anni. Allora, thanks to Porcupine Tree. Do you have another song short? Run out of short songs. Ah, okay. Hanno finito i brani corti e quindi grazie. Which are your name? I'm Colin. Colin. I'm Chris. Stephen. E Richard. Where do you come? Which town?
Which town do you come from? Which town? From London, from London. All from London? Cambridge. Cambridge and the three of us really from London, yeah. Allora, loro tre da Londra e lui da Cambridge. Why you don't use shoes on stage? I find it very difficult to operate my pedals with shoes on. Ah, lui è scalzo perché trova difficile operare con i suoi pedali con le scarpe, cioè intervenire sui pedali. Can you show how you use your pedal and the sound that it comes out using the pedals? Well, they all do different things. Some of them are just, this is just a volume pedal, so I can... Questo è solo quello del volume. Quindi lui può, fade vuol dire spegnere le note o accenderle. So I can do Sly and the Family Stone impressions. Yeah. Questo è l'Hawaii, quindi fa le cose tipo Sly and the Family Stone. Yeah, and then I can turn it into the Stone Roses by putting my distortion pedal on. Allora, il suono a questo punto è diventato dagli Sly and the Family Stone, mettendo il distorsore diventa quello degli Stone Roses. Yeah. And these pedals here just choose, select different sounds from this machine here, which produces sort of echo effects. So each one has a slightly different echo. Questi pedali invece fanno, combinati con questo apparecchio qui sopra, fanno, procurano l'eco, quindi danno questo effetto di eco, quindi il suono che viene prolungato. Ok. Thanks a lot. Good gig for tonight and tomorrow. Thank you very much. And if you come back in Italy, this place is always, this day is always for you. And next time we try an experiment, maybe to do a 20-minute song. 20-minute song, yeah. Not yet 30, 20, okay? All right, that'd be great, yeah. Allora, quando torneranno faremo un esperimento di fare brani da 20 minuti. Noi abbiamo anche... tu hai una fanzine per i Porcupine Tree? Eh? Questa... Questa è una fanzine dei Porcupine Tree e se uno volesse, vieni qua da me, se uno volesse mettersi in contatto per avere questa fanzine, come fa? Niente, c'è la mia email, c'è il mio indirizzo oppure l'indirizzo del ragazzo che lavora con me. Allora, l'email sua di Foxy Gardelli è email è gardelli@pleo.it. Ripeto, gardelli@pleo.it. per chi ha l'internet, oppure Alberto Mari, via Sempione 7, 28040, Varallo, Pombia, Novara, e questo potete contattare a questo indirizzo anche, credo, per avere informazioni sui dischi, perché voi sapete tutto, sapete dove trovarli, in quali negozi. Esatto, sì. Questo è l'indirizzo, va bene? Allora, grazie Porcupine Tree e grazie anche a Foxy Gardelli, grazie a te.